Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Come sempre, vi invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere, commentare. E visto che oggi siamo a Halloween, 31 ottobre, recensione di Halloween. Halloween che, come dice il mio amico Vincenzo De Luca. Halloween è questa immensa idiozia, questa immensa, stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro paese. Ora, a parte le esternazioni di Vincenzo De Luca, che sono molto interessanti, il film è un film che non è recentissimo, ha addirittura quasi 10 anni, è del 2012 e si chiama Warm Bodies. Tradotto letteralmente sarebbe corpi caldi. In realtà il tema è quello di uno scenario post-apocalittico in cui il mondo è diviso tra umani e zombie. È un tema sempre molto caro alla cinematografia e non solo, basti pensare a The Walking Dead che per tante stagioni ha monopolizzato l'attenzione di tantissimi appassionati di serie televisive e racconta appunto la storia di questa realtà in cui ci sono i sopravvissuti a questa epidemia e gli zombie. Zombie che sono un po' particolari, anche loro sono però divisi in due categorie, ma ci si concentra più sulla categoria più canonica, ovvero quelli che conosciamo, gli infettati che si muovono in un certo modo, che comunicano, tra virgolette, in un certo modo. E qui c'è uno zombie che però non è zombie, nel senso che fa ragionamenti, riflette, non ricorda la sua identità pre-infezione, però comincia a provare dei sentimenti, prova dei sentimenti per una persona umana e questo film è particolare perché, come potervi spiegare, è allo stesso tempo un film dell'horror, d'accordo? Perché ha la componente horror. È una commedia, ma allo stesso tempo ha una componente sentimentale. Quindi, come lo si può classificare un film del genere? Beh, io vi do direttamente il voto, vedetelo. Poi, tra l'altro, c'è una partecipazione, attore non protagonista, che è John Malkovich, che non è decisamente uno sconosciuto. Io gli do una valutazione di 3 stelle su 5 perché ne vale la pena essere visto. Lo trovate sicuramente su TeamVision incluso e lo trovate su Chili a 2,99 €. Poi se cercate potete trovarlo anche su altre piattaforme. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!